È nata una sinergia tra Polizia Municipale e Automobile Club di Prato che hanno dato vita al primo progetto in Italia per una guida responsabile del monopattino elettrico, creando un corso di formazione sullo spettacolare autodromo di Vallelunga. Quello che abbiamo voluto far capire alle persone è che occorre una formazione finalizzata alla sicurezza sui nuovi dispositivi e le nuove tecnologie, e speriamo che i nostri agenti possano anche trasmettere questo buon esempio, buona pratica alla cittadinanza. L'Automobile Club ha reagito immediatamente implementando i corsi di guida sicura. Il Comune di Prato ha reagito immediatamente facendo una pattuglia montata su monopattini. È stato molto semplice incrociare le due esigenze e enunciare quello che per noi è un principio irrinunciabile, cioè che i nuovi problemi posti dai nuovi modi di mobilità si risolvono con l'educazione, che è una somma di regole e di formazione. Un esempio che può favorire anche quelli più giovani ad avvicinarsi a questo strumento, però con grande responsabilità. Sì, questo è assolutamente esatto, perché può indurre un po' in errore il fatto di viaggiare in monopattino. Ognuno di noi, tutte le persone si sentono autorizzate a fare come gli pare, andare sui marciapiedi, andare contromano. Invece bisogna assolutamente dire che nel monopattino vanno rispettate tutte le regole e le norme del codice della strada, per non incorrere soprattutto in incidenti e nelle sanzioni. Lei è uno dei primi agenti della Polizia Municipale ad aver effettuato il corso a Vallelunga, che fa da apripista ma destinato a crescere. Sì, assolutamente, già altre forze di polizia hanno prestato il loro consenso ad effettuare questo tipo di corso, perché è molto utile per noi agenti che ci affacciamo a questo nuovo modo di viaggiare e di spostarsi. È molto utile, ma da utilizzare con attenzione. Allora, io ancora non ho fatto il corso a Vallelunga per la guida sicura di monopattino, però mai dire mai, sono comunque interessata all'idea, ecco. Una formazione che ha impegnato gli agenti per mezza giornata, con l'obiettivo di creare nel prossimo futuro una palestra nel capoluogo laniero per tutti coloro che sono interessati, perché di educazione civica non se ne fa mai abbastanza.